Buongiorno, oggi parliamo del totale cromatico, ovvero sia di questo espediente che ci permette di suonare agevolmente in tutte le tonalità. Un buon esercizio per progredire in questa direzione verso questo obiettivo è quello di prendere un qualsiasi elemento di 2, 3 o 4 note e portarlo in giro, appunto nel totale cromatico, attraverso questo sistema che sintetizza un attimino tutte le combinazioni possibili, immaginabili, in modo tale da non perdere tempo durante lo studio, ma ottimizzare appunto il tempo che abbiamo a disposizione. Ad esempio, se noi abbiamo un elemento intervallare, come ad esempio può essere una quarta, noi possiamo prendere questo elemento di due note con la permutazione ascendente, ossia la permutazione numero 1, ne ha due un elemento di due note, no? La numero 1 e la numero 2, ascendente e discendente. Prendiamo quella ascendente e la portiamo ad esempio su, cioè salendo per semitono, in questa maniera qua. Cioè noi con questo sistema intanto esploriamo tutta la tastiera, specialmente con la mano destra che è quella che esegue di prammatica il solo. Chiaro, non farà male studiare anche con entrambe le mani questa cosa qua, questo non farà assolutamente male. Ma ne viene di conseguenza dal lavoro della mano destra. Però focalizziamo per il momento l'attenzione sulla mano destra. Dicevo, questa cosa ci permette di creare un ulteriore corredo di fraseggi pronti all'uso, come sempre nei momenti in cui abbiamo un calo della creatività, basato appunto sulla improvvisazione, basata sulla singola nota, no? Cioè sul canto. Avendo pronti sotto mano questi elementi, possiamo usarli come degli utensili quando abbiamo un problema di freschezza creativa, no? Come normalmente succede. Perciò vanno studiati molto bene, appunto per semitono ascendente, sino alla successiva ottava come minimo, e anche appunto discendendo. Utilizzando in maniera intelligente la digitazione, tutte le dita. Come sempre cercando di evitare il pollice sul tasto nero, se proprio non possiamo farne a meno lo usiamo, ma sarebbe preferibile dove è possibile evitarlo. Possiamo salire e scendere per semitono, ma anche per tono intero, in modo tale da avere un ulteriore punto di vista differenziato. Prima avevamo fatto il procedimento basandoci sulla scala cromatica, ossia la prima nota dell'elemento di due note passava tutte le note della scala cromatica. Mentre il secondo esempio passa per la scala esatonale. Il discorso consiste nel rispettare rigorosamente e rigidamente l'intervallo che ci siamo prefissati, ossia una quarta giusta, quella deve essere a partire dalla nota che abbiamo deciso di utilizzare, perciò sempre quarte giuste.
successivamente possiamo fare un salto non più di seconda minore, non più di seconda maggiore, ma di terza minore. Perciò facendo un attimo un passo indietro, consideriamo che prima abbiamo visto la scala cromatica, che è considerata anche la tavolozza musicale perché annovera tutte le note. Poi abbiamo visto la prima scala esatonale e in ossequio al totale cromatico e sintetizzando il medesimo osserviamo che di scale esatonali in realtà ne abbiamo due, essendo scale di toni interi e portando via perciò 6 note delle 12 che abbiamo a disposizione nel registro, nell'ottava cromatica, ne avanzeranno altre 6 che a loro volta formeranno un'altra scala esatonale. Ossia non più le note Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, ma le note Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si. E anche da lì ci eserciteremo a fare il nostro santo procedimento. Di conseguenza, anche quando faremo il salto di terza minore, che è iscritto nell'accordo di settima di diminuita, che è non altro che un castello di terze minori, perché da Do a Mi bemolle abbiamo una terza minore, tono e mezzo, così come da Mi bemolle a Sol bemolle, così come da Fa diesis alla naturale, così come da La naturale a Do naturale, abbiamo sempre terze minori. Togliendo il raddoppio dell'ottava abbiamo 4 note in un sistema di 12, e questo ci suggerisce la possibilità di avere soltanto, tra virgolette soltanto, perché in realtà ce ne saranno 12, soltanto 3 accordi diminuiti, di settima di diminuita, il Do, il Do diesis e il Re naturale. Perché quando arriviamo al Mi bemolle ci troviamo di fronte semplicemente al rivolto di Do, che però di rivolto non si può parlare perché siamo in presenza di un elemento simmetrico che non è rivoltabile, perché noi vediamo che anche se lo rivoltiamo abbiamo sempre un castello di terze minori. Terza minore da Mi bemolle a Sol bemolle, terza minore da Fa diesis a La, terza minore da La a Do e terza minore da Do a Mi bemolle. Perciò di rivolto non si tratta. Comunque sia, sono le stesse note che abbiamo trovato su Do. Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La. Perciò questo accordo l'abbiamo praticamente già visto ed è inutile che lo andiamo a vedere qui, così come è inutile andarlo a vedere qui e così come è inutile andarlo a vedere qui, perché è lo stesso identico accordo, semplicemente con le note disposte ma non rivoltate, disposte in un'altra maniera. Perciò il nostro esercizio lo potremo fare su 3 accordi, su questo Do settima di diminuita, Do diesis Sol Re bemolle settima di diminuita e Re naturale settima di diminuita, in modo tale che ripetiamo questo esercizio e ottimizziamo il nostro lavoro di ricerca nel totale cromatico. Consiglio di arrivare sia nell'ottava successiva compresa, quando ci si esercita. Di conseguenza abbiamo visto questo accordo, adesso vediamo questo. Mantenendo sempre la rigidità dell'intervallo di quarta giusta, e di conseguenza anche la cosa in questo accordo qua. E qui abbiamo finito la nostra ricerca sul salto di terza minore. Possiamo fare questo lavoro anche sul salto di terza maggiore questa volta. Il salto di terza maggiore è iscritto in una triade eccedente formata da un castello questa volta di terze maggiori. Se la scala cromatica suddivideva l'ottava in 12 semitoni cromatici, se la scala esatonale suddivideva la scala in 6 toni,
se l'accordo diminuito, cioè in sei parti in pratica, sei toni ma sei parti, no? Divideva in sei, perciò la scala cromatica in 12, la scala esatonale divideva in 6, l'accordo diminuito, settima diminuito, divide l'ottava in quattro zone. La tria descendente divide l'ottava in tre zone. Tutte queste zone sono equidistanti ovviamente. L'esercizio perciò sarà fatto su questi accordi. Noi qua vediamo che abbiamo tre note, perciò su un totale di 12 sarà la quarta parte, di conseguenza questo ci suggerisce che gli accordi da osservare nella computo del totale cromatico saranno soltanto 4, perché gli altri saranno altro che ripetizioni di questi. Essendo anche questa triade descendente un elemento simmetrico, non si parlerà successivamente di rivolti, ma semplicemente di disposizione differente delle note. Ad esempio, noi se portiamo il Do l'ottava sopra, ci ritroviamo sempre con lo stesso accordo, con il Do disposto l'ottava sopra, ma non è pensabile parlare di rivolto, lo è ma non lo è, perché di solito un rivolto è quando abbiamo un elemento asimmetrico come una triade, che vediamo che è formata da un intervallo di terza maggiore, un altro di terza minore e un altro ancora, quando raddoppiamo l'ottava, di quarta giusta. Perciò nel momento in cui facciamo un rivolto, per dire, di una triade, ci troviamo a cambiare la sua forma, perché prima avevamo una forma simmetrica praticamente equidistante o quasi equidistante, perché qui abbiamo una terza, anche qui abbiamo una terza, anche se questa è una terza maggiore, questa è una terza minore. Ma se facciamo un rivolto ci ritroviamo con una situazione dove qui abbiamo una terza minore e qui abbiamo una quarta giusta, perciò l'accordo ha cambiato forma. Allora in questo caso si può parlare di un effettivo rivolto, mentre nel caso di una triade cedente o di un accordo di settima diminuita è difficile parlare di un rivolto, perché non cambia forma. Perciò ovunque ci sia un elemento simmetrico è difficile parlare di rivolto. Sarebbe come dire rivoltiamo una scala cromatica perché parte da Do, nel momento in cui la facciamo partire da Si. Non avrebbe molto senso, non si può parlare di rivolto. Così come non si può parlare di rivolto di una scala esatonale che comincia prima da Do e la stessa da Re, perché non è rivoltabile, perché ha tutti elementi simmetrici. Cioè sono tutti elementi uguali, semitoni, toni, tono e mezzo, due toni, ossia seconda minore, seconda maggiore, terza minore e terza maggiore. Ricapitolando, noi avremo soltanto di conseguenza questi quattro accordi, queste quattro triadi eccedenti per il nostro lavoro sul totale cromatico, perciò e questa è la prima, mentre su quell'altra abbiamo su quell'altra ancora avremo e sull'ultima poi successivamente possiamo portare il nostro elemento in giro per il circolo delle quinte, ossia per le quarte giuste. Si parla di circolo delle quinte perché se noi saliamo di quarta giusta sarebbe come dire che scendiamo di quinta giusta, perché l'inversione dell'intervallo di quarta genera una quinta. Do fa quarta giusta, Do fa l'ottava sotto quinta giusta, perciò si parla comunque di circolo delle quinte. Allora, portare in giro una quarta giusta ascendente genera questo tipo di procedimento. Successivamente possiamo portare il nostro elemento di due note per distanza di quarta giusta sui tritoni. I tritoni sono quegli elementi che dividono esattamente un'ottava in due parti equidistanti, equivalenti. Se noi procediamo cromaticamente per moto contrario da due Do, ci ritroviamo su un Fa diesis, ad esempio. Tant'è vero che appunto la distanza tra un Do 3 e un Fa diesis 3 sono esattamente tre toni. Uno da Do e Re,
l'altro tra Re e Mi e l'altro tra Mi e Fa diesis, e a scendere uguale abbiamo tre toni discendenti: da Do a Si bemolle abbiamo un tono, da Si bemolle alla bemolle ne abbiamo un altro, e dalla bemolle a Fa diesis ne abbiamo un altro ancora. Perciò il tritono divide esattamente in due l'ottava. Noi abbiamo questa successione di tritoni prima di trovare, diciamo, l'equivalenza. Se partiamo da Do, avremo Do, Fa diesis, poi Re bemolle Sol, Re la bemolle, Mi bemolle la naturale, Mi Si bemolle, Fa Si naturale. E qua succede questa, attenzione, quando andiamo sul Fa diesis troviamo l'equivalenza di Do Fa diesis, Fa diesis Do. Perciò possiamo anche fermarci qua di studiare il totale cromatico, perciò non lo dobbiamo fare su tutti e 12 i tritoni, ma soltanto sui primi 6, perché gli altri non sono altro che la ripetizione dei primi 6 che abbiamo visto. Perché Do Fa diesis non sarà altro che Fa diesis Do, e così via. Abbiamo già visti, di conseguenza questo, quando noi arriviamo all'intervallo successivo abbiamo esaurito il giro, perché questo intervallo di quinta altro non è che era appunto la quarta che abbiamo già visto prima. Perciò il totale cromatico si esaurisce qua, praticamente studiando tramite il salto di seconda minore, ossia di semitono, di tono intero, di tono e mezzo, di terza minore, tono intero, seconda minore, seconda maggiore, tono e mezzo, terza minore, due toni, terza maggiore, due toni e mezzo, quarta giusta, tre toni, quarta eccedente, e basta. Perciò il discorso si conclude qua. Questo è sufficiente a vedere tutte le combinazioni possibili e immaginabili per quanto riguarda il discorso del totale cromatico applicato in questo caso a due note. Ovviamente la cosa si può estendere a 3 e a 4 note, e vediamo che cosa succede se noi applichiamo direttamente all'elemento di 4 note, che è il più battuto, diciamo, nel nostro mondo di improvvisazione jazz. Vediamo cosa succede ad applicare il totale cromatico agli elementi di 4 note. Prenderemo un elemento comodo come un pattern di Coltrane 1, 2, 3, 5 maggiore, e lo porteremo di conseguenza in giro per il totale cromatico utilizzando questo tipo di sistema qua. Vediamolo subito. Per semitono ascendente, e ritorno, per tono intero, e ritorno sulla scala esatonale, sull'altra scala esatonale, poi sull'accordo di settima di diminuita, perciò salto di terza minore, sul secondo accordo diminuito, perciò da Re bemolle, sul terzo,
poi sulla triade eccedente di Do. Nel circolo delle quinte, e sul tritono, quanto praticamente noi qualsiasi elemento di quattro note, tre note, due note lo possiamo assolutamente applicare in questo modo. Io tralascerei tranquillamente gli elementi di cinque note perché rischia di diventare un lavoro farraginoso, abbastanza inutile se andiamo a vedere. Poi chiaramente ciò non toglie che più si studia più si ottiene, però cerchiamo sempre di rimanere nell'ambito della ragionevolezza, della normalità.